Ciao a tutti ragazzi, vostro Lee, bentornati a un nuovissimo Question Lee. Allora ragazzi, prima di iniziare una piccola cosa, oggi, cioè per me domani, che sto registrando il lunedì, per voi oggi, stasera alle 23:59, si chiude il contest in collaborazione con gli amici di Extreme Hardware per vincere Call of Duty Advanced Warfare e o Assassin's Creed Unity, quindi se non avete ancora partecipato, fatelo, sul canale trovate il link del contest, eccetera, eccetera. Vabbè, sapete come si partecipa ai miei contest e ci sarà anche il rimando a quello di Extreme Hardware. Poi, una domanda per voi, giusto per uno sfizio così. Questa maglietta, maniche lunghe, verde, in che video la uso, l'ho utilizzata? Per quali componenti avete sempre visto questa maglia? Rispondetemi nei commenti e poi vabbè, ovviamente hashtag question, lì giù nei commenti tutte le domande che volete. Allora, sono le 20:41, iniziamo. The Epic Monster, grande zio Lisi, è un dio dell'informatica, grazie mille, ma non usare quella parola perché non si fa. Che ne pensi della configurazione da gaming che volevo comprarmi? Cooler Master K380, 4670. ASRock Fatality H87, Gigabyte GTX 970, scheda audio la Sound Blaster Z, RAM Kingston HyperX Fury 8 GB, Caviar Blue da 1 TB, SSD Kingston V300, prendi il 3K, masterizzatore a caso, bellissimo, dissipatore LEPA LV12, che alimentatore devo metterci, che wattaggio, possibilmente modulare o semi. Avevo pensato al Corsair CS650M, visto che il colore rosso non mi piace, ho deciso di Visto il colore rosso non mi piace, ho deciso di mettere una Spectre LED PWM 120 mm verde e posteriormente, visto che il case non la possiede, una Spectre LED 120 completamente nera. E come già detto, sono un dio dell'informatica. Nuovamente grazie mille, ma non usare quel termine. Allora, il dissipatore non ti serve, prendi il 4690 e prendi una H97. Il resto va benissimo, l'SSD prendi il 3K, non prendere il V300, prendi il 3K. Per quanto riguarda l'alimentatore, il wattaggio va benissimo, un classico 650, possibilmente modulare o semi-modulare, quindi puoi andare a vedere per esempio il V650S di, come si chiama, di Cooler Master, oppure per esempio l'Antec, di l'HCG620M di appunto Antec. Le ventole ti piacciono, mettile, va benissimo. Per quanto riguarda il dissipatore è inutile perché non hai messo né la cappa né la scheda madre per fare overclock, quindi è inutile. Se poi ti piace e vuoi tenere le temperature un po' più bassine, va benissimo, ma secondo me è inutile. Miticullo, Questionly, ciao lì, complimenti per i video, grazie mille. Volevo chiederti un parere riguardo un upgrade della mia attuale configurazione Z77MD3H della Gigabyte 3450. Vabbè, hai speso male i soldi perché scheda madre, però Z77 con CPU non K, vabbè. HD7870. Gli altri componenti non te li ho elencati perché ritengo vadano sostituiti ogni morte di Merlino. E no, l'alimentatore è molto importante invece, per esempio. Tornando OT, IT, insomma, in topic, vabbè. Specifico che gioco lavoro su monitor Full HD e che il PC viene alimentato da un Corsair TX650. Vabbè, l'alimentatore me l'hai scritto, non è il top dei top, ma comunque. Secondo te potrei ottenere un incremento prestazionale significativo senza elargire una somma elevata, magari cambiando solamente la GPU? Quanto ritieni posso andare avanti con la 7870 in previsione dei nuovi titoli in uscita? Ti ringrazio fin da ora, continua così. Allora, in previsione dei nuovi titoli in uscita, guarda, Assassin's Creed Unity probabilmente non riuscirai nemmeno a giocarlo, come non riesce praticamente nessuno a giocare ad Assassin's Creed Unity per quanto è buggato, eccetera, eccetera. Però la scheda è vecchiottina, ok? E non lo so, non saprei nemmeno che cosa consigliarti, sinceramente. Elargire una somma elevata dipende. Tu che cosa intendi per somma elevata? Per qualcuno 150 euro sono tanti, per qualcuno 500 euro sono bruscolini. Quindi, senza budget, io che ti consiglio, sinceramente, non lo so, cioè, ti direi veramente, non saprei veramente che cosa consigliarti, cioè, anche provandoci, ma che cosa? Non lo so, cioè, veramente non ho idee. Dimmi il budget, guarda lì, sono quello con il TX, riscrivi magari la domanda su Facebook e dici, guarda, ho tot soldi, tot budget, che mi prendo?
Non lo so veramente, cioè non mi dai una somma, un'indicazione intorno, ma mi avessi detto intorno ai 200 euro per esempio, tipo devo consigliare qualcosa, ma così nulla. Blu85 Nix, ciao lì, una domanda, un case elegante e buono, color grigio con 100 euro, mi sapresti indirizzare? Grazie. Allora, ne vedi ultimamente qualcuno della NZXT perché stavo aiutando un amico e allora, adesso vediamo pure su Amazon quanto viene. Allora, NZXT era il 2,40, mi sembra, il 2,30, il 2,40, 100 euro, dovrebbe esserci la versione, su Amazon c'è la versione bianca, ma dovrebbe esserci anche la versione, cavolo si chiama, Gun Metal, una cosa che praticamente è in color grigio molto molto bello, poi è NZXT, quindi un brand serissimo, assolutamente prodotto di qualità. Vedi quello, vedi Gunmetal, vedi su in quale shop lo trovi, comunque intorno ai 100 euro. E poi, ripeto, è uno NZXT, quindi tutto dire. Mister Ivan 2013. Ciao lì, secondo te è sprecato un monitor 144 Hz con una GTX 970? No. Se non è sprecato, è buono questo monitor AOC G2460PQU. Non conosco il monitor, ma AOC ne ho sentito parlare bene, non di tutti i modelli, però ne ho sentito parlare bene. Io non conosco quel modello, non ho mai avuto un AOC, quindi alzo le mani, però 144 Hz con 970, no, non è sprecato. ALBrig, ok. Ciao lì, volevo chiederti, fa male ad una scheda video attaccare due monitor? Io ho due monitor in Full HD e una GTX 760. PS, volevo dirti di non sottovalutare la 760 perché io su Battlefield 3 sto sugli 80 e più FPS. Io non ho mai sottovalutato la 760. Sono mai detto che è una buona scheda video, dove però non puoi fare ultra, tutto, mega in qualsiasi gioco. Però è una buona scheda video, non l'ho mai sottovalutata, attenzione. Fa male? No. Finché hai le porte va benissimo, ok? Oppure finché non la prendi a martellate non fa male. Sì, va benissimo. Attacca due monitor e hai fatto. TubeStars09. Ciao lì, mi sono appena iscritto al canale, ma è da un po' che ti seguo. Volevo un tuo parere su questa configurazione PC gaming da 700 euro. FX8320, M5A97 della Asus. RAM Vengeance 2x4 GB, quindi 8 GB, XFX 650, Asus Nvidia GTX 760. Con questa GPU posso giocare a Battlefield 4 e Call of Duty Advanced Warfare PS, lì sei un grande, grazie mille. Sì, a Battlefield te lo posso dire sicuramente, ma non ho letto ancora di alcun benchmark su Advanced Warfare, quindi non ti so dire, ma sicuramente riuscirai a giocarci abbastanza tranquillamente, ok? Battlefield te lo posso confermare che ci puoi giocare da Dio assolutamente perché ho un amico che ha la 760 e ci gioca divinamente. Con Advanced Warfare, ripeto, non so quanto puoi spingerti con dettagli e quant'altro, ma sicuramente te lo potrai godere tranquillamente. Alino01 01, sì. Sì, ok. Ciao lì, è da un po' che ti seguo, sei un grande, grazie mille. Ti volevo chiedere la differenza tra GDDR3 e GDDR5. Volevo cambiare scheda video da GT705 a GTX 750. Mi darà problemi nell'installazione meccanica? Non ho capito. Allora, GDDR3 e GDDR5. Le GDDR5, detto proprio terra-terra, sono più veloci, dannatamente più veloci, ok? Ed in gaming le GDDR3 non valgono un cazzo di niente, ok? GDDR5, cioè se vedi una scheda video già con GDDR3, a parte che è di fascia media, fascia bassa, ma non ti darà un cazzo di nulla in gioco. GDDR5 tutta la vita per giocare, ok? Ovviamente GDDR3 vuol dire che sono per la scheda video, infatti c'è la G iniziale. Quindi detto, ripeto, terra terra, sono dannatamente più veloci. Scheda video 705 a 750 va benissimo. Che cosa intendi per installazione meccanica? Che significa? Non l'ho capita, sinceramente. Cioè, mi darà problemi nell'installazione meccanica. Cioè, tu stacchi la tua e metti la 750. Cioè, è così che funziona. E poi attacchi i vari connettori. Installazione meccanica, non ho capito. Se poi mi spieghi e vediamo un po'. Ma no, non ho capito, sinceramente. Sasan.
Ciao Lisi, è un grande, grazie mille. Tra poco devo assemblare un PC gaming, da gaming, e ho pensato ad una configurazione con un budget di circa 600 € e vorrei sapere se secondo te va bene e o cosa dovrei sostituire. La configurazione è questa qui, è la seguente. Asus Z87C Socket, vabbè sì. Processore, mi è scritto il codice, il 4440, male. Tra poco ti spiego perché. Le RAM, 1600... Vengeance, eccole qua. Quanto? 2 da 4 GB, quindi 8 GB. La R9280X. Poi volevo sapere se devo usare sia hard disk che SSD ed avere un suggerimento su quale prendere. Per l'alimentatore vorrei un suggerimento da te. Per il case, dato che non mi interessa tanto l'aspetto, quando invece le prestazioni pensavo di prendere un case economico. PS, sei molto bravo e anche molto simpatico. Grazie mille per il bravo, per il simpatico. Non capisco dove lo trovi, ma comunque. Allora. La configurazione è in parte sbagliata perché prendi una H87 e prendi il 4440, cioè non ti serve una scheda madre con chipset Z87 e poi metti una CPU non K, ok? Quindi H87, 4440, per il resto va bene, la scheda video e la RAM vanno bene. Sia hard disk sia SSD sta fondamentalmente a te la scelta, perché se ti basta un hard disk, se vuoi solo giocare, fondamentalmente basta un hard disk. Se invece ti interessa utilizzare anche molto il sistema, ti interessa una reattività in più, nei giochi non ti cambia un cazzo. Carichi solo prima le mappe in multiplayer in Battlefield, per dire, se ne è scesa la voce, devi utilizzare anche un SSD. Un consiglio, se devi solo giocare, forse andrei solo su un hard disk, magari un Cavier Black da 1 TB. Ok, poi dipende comunque. Io ti consiglio 1 TB, poi se ti serve più spazio prendi più grande. Se poi vuoi anche l'SSD, anzi, se non vuoi poi l'SSD, potresti investire quei soldi magari in una scheda video ancora più performante. Ok, però sta a te la scelta. Se non prendi l'SSD, sali con la scheda video, magari andiamo su una 290. Se invece vuoi l'SSD, quale ti consiglio? Vedi quelli là che ho fatto, che ho recensito sul mio canale, sono tutti quanti ottimi. Oppure potresti andare sul classico Samsung, l'850 per esempio. Oppure un SSD che sto recensendo in questi giorni, che vedrete molto presto. L'Arc 100 di OCZ è uno spettacolo di SSD, assolutamente, costa, non costa nulla praticamente. Un ottimo SSD, veramente. Alimentatore il classico 650, XFX, Antec, Cooler Master, Enermax, bla bla. I soliti che consiglio dalla mattina alla sera, ok? Il case economico, non lo so, il K380 di Cooler Master, il Bitfinex Neos, anche se sì, K380 e Bitfinex Neos, potresti prendere questi qui che sono fatti bene, un Carbide 200R, 300R, puoi vedere questi qui, sono comunque molto belli, sono fatti comunque bene, ok? Davide Francavilla, ciao lì, continua così, ho alcune domande per te. Ho un budget di 1500 euro, compreso monitor, tastiere e mouse. Che configurazioni mi... Scusate. Che configurazioni mi consigli? Per le configurazioni ci sentiamo su Facebook, come sempre. Lo ripeterò sempre, però... niente. Ok. Mi consigli AMD, Nvidia e Intel? Mi puoi dire anche il perché della risposta che mi darai? Il PC lo userò principalmente per editing, ma anche per un po' di gaming. Allora, per quella fascia di prezzo, io generalmente consiglio di andare su Intel per quanto riguarda il lato CPU. Per quanto riguarda il lato GPU, visto che vuoi fare editing, probabilmente utilizzare qualche software che supporta, che trae vantaggio dai CUDA Core, quindi ti consiglierei Nvidia. Per quanto riguarda invece perché Intel e non AMD, semplicemente perché per quella fascia di prezzo conviene andare su Intel, che le CPU Intel vanno comunque un pochettino vanno un pochettino in più, ok? Su che sito mi consigli di acquistare i pezzi? Amazon, come sempre Amazon. Ultima, premetto che non ho mai assemblato un PC, quindi sono indeciso se assemblarmelo da solo o farmelo assemblare dal sito su cui comprerò i pezzi. Mai assemblatelo tu, perdici il tempo e lo fai. La mia preoccupazione più grande è quella di rovinare la CPU mentre la monto sulla scheda madre. Tu cosa mi consigli? Faccio da solo o faccio fare a loro? Fai da solo. Allora, ragazzi, finisco attimo la domanda, poi. Grazie, scusa per la lunghezza, non è un problema. Sei un grande, continua così, grazie mille. PS, se poi mi consigli anche un monitor da 27 pollici, facciamo tutto nella configurazione su Facebook, ok? Allora, la delicatezza dei componenti. Ragazzi, i componenti sono sì delicati, quindi
toccate magari un attimo prima legno, ferro, quant'altro, scaricate, evitate di fare moonwalk sul tappeto mentre avete la vostra cara GTX 980 o la R9 290X in mano, ok? Io provo solo a farvi fare attenzione ai componenti, ok? Ma non sono così delicati come sembrano in realtà. I componenti in realtà non è che se voi prendete una CPU, questa è la scrivania, la lasciate così, mamma mia, si è rotta, no, successo un cazzo di niente, non succede nulla, ok? I componenti sono sì delicati, ma sono delicati relativamente, come bisogna prestare attenzione a un monitor. Quando lo pulite col panno non ci premete, accertatevi che il panno sia bello pulito, liscio, che non abbia. Magari non lo passate prima sulla scrivania, sul computer e poi lo passate sullo schermo, ok? Cioè, queste piccole attenzioni, come quando si maneggia un elettrodomestico, ok? Un qualsiasi elettrodomestico o componente elettronico, cioè è quella l'attenzione che dovete fare. Non è che è un componente perché la CPU appena la tocchi scopre, no, non è così. Tant'è vero che sopra c'è anche, per esempio, l'heat spreader. Hai voglia di dare, tra virgolette, passatemi termine, botte là sopra. Non succede nulla. Lascia stare che poi lo graffi e quant'altro e dopo hai un calo nelle performance termiche, ma questo è molto improbabile. Tu prendi la CPU, la metti nel socket, chiudi e arrivederci, hai fatto. Cioè, no, non è così delicato che tu tocchi e scoppia. No, non funziona così. Tu segui il mio video che ho fatto su come se sembra un computer. Vai con calma, tranquillamente. Hai paura? Perfetto, ti siedi, ti fai aiutare magari da papà, dal fratello, se sono più che non lo so, ti fai aiutare da qualcuno magari, e ti metti là piano piano, fai pure la scemenza, ti prendi i guanti in lattice, ok? Una cagata assurda, non lo fare, ma una cagata lo vuoi fare? Prenditi i guanti se hai proprio così terrore, e prendi e ti metti la CPU con calma là dentro, fai tutto il movimento tranquillo, che abbassi di nuovo il socket, lo richiudi. Ho detto quella scemenza dei guanti e l'ho pure detto non lo fare. Perché? Non prendere precauzioni inutili, ok? L'unica cosa che puoi fare è non strofinare i piedi sul tappeto prima di toccare un componente. Tocchi legno, tocchi ferro, tocchi la finestra e hai fatto. Non ti fissare adesso. Io adesso, visto che sei una persona, ho visto insicura in questa cosa. I guanti, ho detto lo vuoi fare, fallo, ma non lo fare. Perché? Non ti stare adesso a fissare che magari vedi il mio video, poi magari sicuramente ne vedrai qualcun altro, vedi gente con i guanti e tutto. Una cagata, non lo fare. È una strunzata letteralmente, ok? Prenderci più, piano piano la metti nel socket. Sicuramente non ti consiglierò qualcosa non da overclock, visto che ti vedo molto insicuro, non ti consiglio nulla di overclock. Dissipatore, prendi, poggi e spingi ad X i quattro lati. Monti piano piano la scheda madre, ti vedi tutte tu le misure, dove devi mettere il distanziale, eccetera, eccetera. Tutto molto semplice. Ci metti un'ora, ci metti 5 ore, ci metti tutta la giornata, ci metti 2 giorni. Sti cazzi, chi ti corre appresso? Nessuno. Fai tutto con calma e ci riesci da solo. Poi una volta che finirai, perché sicuramente poi lo farai da solo, quando è finito, e ci aggiungi, tutto tempo per fare sta stronzata? Sì, dirai questo la prima volta che assemblerai un computer, perché è una stronzata, ok? Pasquale Petito. Ciao zio Lin, innanzitutto complimenti per i video, sempre belli e dettagliati, grazie mille. Oggi ho qualche quesito per te, domanda personale. Al momento qual è il tuo lavoro? È un lavoro che desideri fare o vorresti giungere a fare altro? Io non lavoro, l'ho sempre detto. Io quel poco che guadagno lo prendo da YouTube, dalla partner di YouTube, cioè io guadagno con le pubblicità dei video, però visto che io faccio qualcosa come 130.000 visite al mese, vabbè, ormai diciamolo, l'ho scritto anche su Facebook, sono circa 100 euro al mese, cioè quindi nulla per stare 24 ore su 24 al computer a lavorare, lavorare, lavorare. Però vorresti fare altro? Sì, mi piacerebbe aprire qualcosa di mio, non so, è un po' difficile anche perché in Italia tasse, c'è cioè, un macello assurdo. Però mi piacerebbe portare, senza abbandonare comunque il canale, comunque è una cosa che mi piace, però vorrei giungere ad altro, ok? Domanda tecnica. Ho visto Linus Tech Tips nella sua Buyer's Guide consigliare un PC con FX 6300 e una GTX 970 e scegliere un alimentatore da 430 watt, Corsair CX, per essere
Per essere precisi, ma credo che la marca sia questione di sponsor. Questa cosa mi ha un po' stupito e quindi mi chiedevo se bastasse un 5,50 per una configurazione con 9,70 e un i5 o FX8320. Ti prego, illuminami. E poi potresti consigliarmi una buona scheda madre per l'8320 sugli 80 euro? Grazie per le risposte. Dopo la curiosità, ti sfido con questi due sciogli. Vabbè, ok, rispondo prima a questo. Non è del tutto strano il 480. 30, in realtà sei molto tirato, ok? La 970 non consuma tantissimo, basta un alimentatore molto piccolo, anche da 500 watt. Il CX non te lo consiglio in ogni caso, sponsor, no sponsor, non sono problemi miei. Io personalmente ti consiglierei almeno un 550 per stare tranquillo. Fatto sta che comunque con 430 riusciresti, ce la faresti, ok? Il 550 per una 970, un i5 o un 8320? Sì, va benissimo. Scheda madre sugli 80 euro per un 8320? Vediamo subito su Amazon. Allora, AM3 Plus. Ma sì, vediamo così. AM3 Plus 970 Extreme 3 R2 L'ASRock. A posto, 74,13 euro. 75 euro. Dopo la curiosità ti sfido con questi. Quando siamo già 20 minuti, quasi 21. Vabbè, oggi fa. Due scioglilingua, uno è napoletano più semplice e uno in inglese, credo quasi impossibile. Scioglilingua napoletano. A signor e Montecagliazzi è a Napoli a Catittazze, ricetto tazzaiolo. E ne signore Montecagliazzi, perché si è venuto a Napoli a Catittazze se ci sta né tazza a Montecagliazzi? Rispunnetta signore Montecagliazzi, se ci steve né tazza a Montecagliazzi, non veniva a Napoli a Catittazze. Vabbè. È napoletano, quindi lo parlo tutti i giorni, quindi non è molto difficile. Scioglilingua inglese. Three Swedish switches switch. Oh mio Dio. Three Swedish switched witches watch three Swiss watch watch switches. Which Swedish switches switched witch watch which Swiss watch watch switch. Momento. Ci faccio. Three Swedish. Oh. Three Swedish switched witches watch. Three Swedish switches. Three Swedish switched witches. Ah, oddio. Three Swedish switched witched. Ah, oddio. Three Swedish switched witches watch. Three Swiss. Three Swedish switched witches watch. Three Swiss watch watch switches. Which Swedish switched witch watch which Swiss watch watch switch. Basta, non mi vedo più. Oddio, figata però. Alla fine l'ho fatta bene. Grazie del tempo, della passione e della professionalità che dedichi a noi abitanti del tubo con le tue guide e i tuoi consigli. Wadio, bye bye, you're Batman. I'm Batman. fighissimo, fate lingua che li adoro, veramente. Adriano De Biasi, dimentica... Dimenticavo? Vabbè, forse sarà un'altra domanda a parte, ma... le ventole dei dissipatori VGA di terze parti soffiano aria verso l'heatsink o la espulgono, non è corretto il termine, all'esterno. E così per tutte le VGA. Cosa ne pensi del Corsair Obsidian 450D? Volevo comprarlo, un bel case. Per quanto riguarda le VGA, no, non cacciano aria, non la buttano fuori, avresti potuto utilizzare questi termini, ma comunque. No, le ventole delle VGA non sono in espulsione, ma sono in immissione, quindi hai... oddio. La VGA, ok? Qui hai le ventole, spingono tutte quante aria fondamentalmente all'interno o verso l'heatsink, nessuna tira all'esterno, ok? Ed è così, sì, per tutte le VGA, se mi hai fatto la seconda domanda, sì. Allau, ciao lì, secondo te per il gaming è meglio un 4670K o un AMD FX8350? Se fosse meglio AMD, mi consiglieresti una buona scheda madre che possa sopportare bene gli overclock intorno ai 120 euro? Grazie in anticipo, continua così. Quello che ti pare, fondamentalmente, ok? Ti rispondo in ogni caso, indipendentemente dalla scelta, in ogni caso K, la CPU, potresti anche non prendere la K, è uguale. In ogni caso, sia Intel sia AMD. Ti consiglio, visto che mi hai chiesto per AMD una scheda madre da 120 euro, quindi torniamo sempre sulla pagina di Amazon. Bon, 113 euro. La MS990 FXA GD65. Posto. Puoi prendere quella. Me l'hai chiesta per AMD, ti ho risposto. Facciamo.
Quanto stiamo? 24 minuti? No, ce la facciamo ancora. Alessio, ciao Lidi, volevo fare qualche domanda sulla mia nuova configurazione. Serve la scheda audio? Posso stare anche senza? Vabbè, dopo leggo la configurazione, ma comunque teoricamente potresti stare anche senza. Poi, se ti piace, vuoi qualche effetto in più, cosa in più, prendi la scheda audio. Vabbè, se serve quale mi consigli, la Sound Blaster Z, ce l'ho pure io, mi trovo da Dio. Poi, mi sono perso. Posso stare anche senza. Se, ok. Per il monitor pensavo all'Asus VE247H. Che ne pensi? Ne ho sentito parlare bene. Quale monitor, altro monitor mi consigli? Non è che sia proprio il mio campo, ma ti consiglierei di guardare qualche Dell o qualche BenQ. Poi mi serviva un chiarimento sul dissipatore. Ma se non faccio overclock, il dissipatore non serve. Moment. Va bene anche quello in bundle o. Come ho messo nella configurazione, prendo il 212 Evo. Te lo chiedo perché un question precedente mi ha risposto che non serve, quindi su questo sono un po' confuso. Comunque, il resto della configurazione è questo. Finisco di leggere e poi rispondo man mano, ok? Altrimenti facciamo confusione, configurazione, dissipatore e tutto. GTX 970 GB, Storm Striker, il Cooler Master, l'XFX 650, ASRock H97, l'840 da 120 GB, l840 Evo, l'SSD. Corsair Vengeance Low Profile 8 GB, Kyber Bluntera, Asus DRV24 F1 masterizzatore, quello che è, 4690, Cooler Master Hyper 212 Evo. Poi ti volevo chiedere un attimino solo la scheda madre. Ok. Poi ti volevo chiedere un'altra cosa. Secondo te è meglio la 970 della Gigabyte versione Juno Gaming o la Asus Strix? Mi piace di più la Strix. Oppure ce ne sono altre migliori? Mi scuso per le tante domande. Haha, prendi la Asus Strix. E scusa se ti ho riscritto nel question, solo che su Facebook ti ho scritto da un mese e ancora non mi hai risposto. Ti ringrazio per la disponibilità e pazienza che hai con tutti noi iscritti. Sei un mito, grazie mille. Su Facebook, ragazzi, è come i question. Io faccio quello che posso, ma siete troppi veramente. Tornando alle domande, allora la Asus, sì, prendi la Asus Strix. Allora, il dissipatore. Nelle configurazioni non da overclock, non serve, basta quello stock. Però, se magari qualcuno vuole tenere temperature comunque un po' più basse o preferisce magari una maggior silenziosità, posso consigliare un dissipatore piccolino per tenere non a bada, ma giusto per fare quel qualcosina in più senza infastidire le orecchie, ok? Ti avrei consigliato già io il 212 Evo o Plus, ok? Se. A parte che non costa nulla, ma se tu preferisci un po' di silenzio in più, sicuramente il 212 farà al caso tuo. Che poi il 212 lo consiglio praticamente ovunque perché lo puoi mettere dappertutto. È molto piccolo, compatto e fa benissimo. Rapporto qualità-prezzo spettacolare, fa benissimo il suo lavoro. Lo vuoi prendere? Prendilo. Ma sinceramente non ne vedo tutta questa utilità. Certo, il dissipatore stock fa più rumore, però. Voglio dire, la configurazione fondamentalmente adesso va bene, quindi quella ventina di euro, se ce li hai nel portafogli, così, vai, 20-30 euro, spendili e ti prendi un 212 e stai a posto. Chiedo scusa, e stai a posto. Vai, te lo consiglio io, prendi il 212, ok? Quanto stiamo? 27 minuti, quasi 28. Ulysses G. Ciao Lì, sei un grandon? Sei un grando. Non dire che non è vero, grazie mille. Non dico che non è vero, so sì. Non è vero, non è vero. Volevo innanzitutto ringraziarti per il lavoro che hai svolto in quest'ultimo periodo. Grazie a te ho una conoscenza dell'informatica abbastanza buona. Sei il migliore, continua così. Grazie mille, ma il migliore non è vero. Veniamo alla domanda. Ho formattato recentemente un portatile vabbè, modello. La formattazione è andata con successo, ma non sono riuscito a installare i driver della scheda wireless. Mi spiego. Sono andato nel sito ufficiale dell'HP, inserito il nome e il modello del prodotto, scaricato e installato i driver, ma senza successo. In pratica, l'unica scelta che posso usare è la scheda. Ragazzi, chiedo scusa alla gola. È la scheda Ethernet. Come posso risolvere? Un'altra domanda. Sai per caso se sono ancora in commercio? In commercio Phenom X4 945? Sinceramente non lo so, ma non credo assolutamente. Inoltre, potresti fare il video in cui spieghi quale procedimento fare dopo aver assemblato un PC? Intendo le opzioni in BIOS. Grazie mille. Per il BIOS ci trovi 3-4 video che ho realizzato su come configurarlo per bene. Quindi, basta che scrivi BIOS sul mio canale, trovi assolutamente tutto quello che ti serve. Per quanto riguarda la scheda wireless, sì,
Se ben ricordo, alcuni modelli di portatili non utilizzano per lo stesso modello, non utilizzano sempre la stessa scheda, sì, la audio, ho detto audio, se ben ricordo, la scheda di rete. Non utilizzano la stessa scheda, ok? Quindi dovresti, per esempio, se ben ricordo, mio zio ha un portatile dell'HP, ma sul sito ci sono varie proposte per la scheda di rete wireless, ok? Bisogna togliere la batteria e leggere nel vano batteria che modello di scheda di rete c'è. Questo devi fare, devi staccare la batteria e leggere che scheda di rete tu monti, ok? Questo devi fare. Se poi non è quello il problema, probabilmente ci sarà un'altra tipologia di problema e vediamo. Scrivimi su Facebook o un altro question. Gli dici: guarda, ho fatto sta prova, ho fatto così così, ho letto il modello, magari ho provato, sarà, però comunque non va. Tu me lo scrivi o Facebook o question e io ti do un aiuto, ti do una mano, ok? 30 minuti, ce la facciamo a fare un'altra domanda. Dai, sì, piccolina questa, ne facciamo un'ultima. Ciao Lisa, è un grande, grazie mille. Volevo chiederti cosa ne pensi del PC che mi sto assemblando, premettendo che non è una configurazione da gaming, ma solo per lavoro studio. Allora, il K282 di Cooler Master, Vengeance 2 pezzi 4 GB, Corsair CX 500M, potresti vendere anche un Hamburg da 5,30, eh. Asus H97 Plus. Mi sono perso. Ok. Asus H97 Plus, Intel 4460, scheda video R7 250X, Kyber Blue da 1 TB, Samsung Gotte 40 Evo da 120 GB. Allora, lavoro studio. Guarda, sinceramente un i5 mi sembra una cosa allucinante per lavorare, per studiare, sinceramente. Per lavoro però non mi hai detto che lavoro fai, perché effettivamente per lavoro potresti aver bisogno magari di un i5 4460, però non mi hai scritto nulla. La configurazione fondamentalmente va bene. L'alimentatore prenderei un Hamburg da 530, se non sbaglio il taglio dell'Hamburg. Però un SSD per l'uso di tutti i giorni, sì, va benissimo perché si sa molto più reattivo, non ti innervosisci ad aspettare che si accenda e tutto, assolutamente. Sì, io direi che va bene, però lavoro, dimmi che cosa ti serve per lavoro, cioè che lavoro intendi, così magari possiamo ottimizzare quel budget, ok? Che tra l'altro non mi hai scritto, credo. No, non mi hai scritto. Sentiamoci e dimmi che cosa intendi tu per lavoro, ok? Bene ragazzi, 32 minuti direi che ci possiamo fermare qui. Scusatemi intanto la tosse se mi impappino la voce, ma la gola è quello che è in inverno. E niente ragazzi, è stato un piacere. Hashtag question giù nei commenti tutte le domande che volete. Dov'è che uso questa maglia verde? Per quali prodotti? Va giù. Io spero che il video vi sia piaciuto. E niente, boh, le solite cose. Iscritto, mi piace, grazie sempre per tutto. E noi ci becchiamo ad un prossimo video. Va giù, bye bye. I'm Batman.